Ancora un passo verso la garanzia del diritto alla cassa per le fasce di popolazione più deboli dal punto di vista sociale. È rivolto ai singoli, infatti, il nuovo bando della Regione Umbria per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari costituiti da una sola persona per l'acquisto della prima casa. Il provvedimento, che destina il contributo a fondo perduto fino a un massimo di 27.000 euro, scadrà il 19 gennaio 2015. È aperto il bando della Regione dell'Umbria per il bonus, per un bonus a fondo perduto per l'acquisto della prima casa per i single, cioè per le persone sole. Il bonus può essere arrivare fino a un massimo di 27.000 euro per chi acquista casa nei centri storici di Perugia e Terni, a 24.000 euro per i centri storici delle altre città, 21.000 euro per le altre zone delle città dell'Umbria. Possono partecipare chi ha più di 30 anni e chi ha un reddito minimo di 7.000 euro e un reddito massimo di 18.500 euro. Potrà dunque fare domanda chi ha un'età superiore a 30 anni o compie il 30° anno entro dicembre 2014. Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni anche coloro che sono anagraficamente inseriti in un altro nucleo familiare purché si distacchino costituendone uno a sé stante entro i termini previsti. Chi usufruirà del bonus potrà anche accedere al fondo istituito dalla società finanziaria GEPAFIN per la concessione di mutui ipotecari assistiti da garanzia per l'acquisto della prima casa, con tassi di interesse più bassi della media.